Quella di oggi è un'altra importantissima tappa nelle regioni del sud per presentare il bando sulle comunità intelligenti. Lo ha detto il ministro per l'università e la ricerca, Francesco Profumo, oggi a Catania, per partecipare ad un'iniziativa per l'illustrazione dei bandi per Smart Cities e Smart Communities. Con questo passo aggiunto, pensiamo infatti di accorciare le distanze tra le attività della pubblica amministrazione e la società, a partire dai semplici servizi anagrafici. L'idea è creare un modello di paese diverso partendo dal sud e credo questo sia un aspetto di grande interesse. Le risorse sono molte, 200 milioni di euro, più 40 aggiuntivi riservati a progetti per i giovani verso i quali c'è grande attenzione. L'obiettivo di questa operazione è che ciascun euro investito in tecnologia sia produttivo per lo sviluppo sociale del paese. Partendo dal sud abbiamo individuato 8 settori prioritari: scuola, sanità, mobilità, governo, energia, ambiente, turismo e cultura. Ciascuna regione ha individuato 2 priorità su cui verranno investite le risorse in modo che si possa replicare progetti in altre regioni, quindi con la parte del software che possa essere riportato, come si dice adesso, nella nuvola e poi essere utilizzata da altri territori. Un'importante opportunità dunque per avviare un processo di modernizzazione del paese che parta dalla domanda dei cittadini, dalla domanda dei servizi, dalla domanda di maggiore intelligenza in tutte le attività. Così il ministro Profumo ai giornalisti e nel corso dell'incontro che si è tenuto nell'ufficio di presidenza della regione siciliana ha sottolineato la grande efficacia dei titoli di studio anche nell'epoca della crisi, nell'epoca del precariato e nell'epoca dell'incertezza verso un futuro che i neolaureati non vedono più. C'è una grande attenzione verso i giovani per l'innovazione e l'innovazione sociale. In questa operazione, ha concluso il ministro Profumo, abbiamo un obiettivo: che ciascun euro investito in tecnologia sia lo stesso euro investito per lo sviluppo sociale del paese. Io in questi pochi mesi sono stato in moltissime scuole, al sud, al nord, e non avevo una grandissima esperienza se non quella di avere una moglie che insegna e 3 figli, mentre credo di avere un po' più di esperienza nel settore dell'università e della ricerca. Io ho trovato, nonostante quello che si dice, una scuola molto meglio di quella che viene raccontata, dove le persone, pur nelle difficoltà, sono persone impegnate, fortemente raccordate alle istituzioni, con una grandissima attenzione ai ragazzi. Per cui io vorrei che lo dicessimo un po' più chiaramente, che aprendo il coperchio della pentola della scuola è molto meglio. Certamente noi dobbiamo dare loro delle regole, che siano regole semplici, che abbiano una cadenza nei tempi, dare anche una prospettiva. Però dobbiamo anche cominciare a parlare un po' in modo diverso della scuola. Io sono un profondo estimatore della scuola italiana. E le voglio dire una cosa ancora. Questa cosa non la dico io. I nostri studenti, quando vanno all'estero, per esempio con i progetti Erasmus, sono i più bravi di tutti. E quando i loro compagni vengono in questo paese, da altri paesi, le assicuro che i nostri non fanno mai brutta figura. Per cui mi piacerebbe che cominciassimo a parlare delle nostre scuole in modo un po' diverso. Poi non sono cliniche, e questo lo so, però insomma, bisogna avere anche un po' più di serenità nel dire queste cose.